pregato per tutto il mondo, ognuno per suo vocato a Sant'Antonio sarà. Sant'Antonio nel boschetto ce l'aveva il maialetto, il demonio maledetto ce l'andava a disturbare. Se ci avete i cavalli voi, Sant'Antonio ve li consola. Avete le pastorelle, cresceranno grasse e belle. Chiaro segno della convivialità della festa di Sant'Antonio d'Acque Vive di Frosolona. Eccola qui, cari amici di Viaggi Molise e di Tele Molise. Un'occasione che sposa la fede e la storia del territorio, ma anche la devozione e la cultura culinaria del posto. Rimanete con noi per scoprirne di più. Salutiamo un allenato per cent'anni e un milione. Sant'Antonio è lui il padrone che ci possa riguardare. Luigi e Virginia, con la Russo come vuole la tradizione, avete aperto le porte di casa vostra ad Acque Vive e avete offerto ai tanti commensali arrivati qui pasta e fagioli e tante altre pietanze a base appunto di carne di maiale. È una tradizione, è un rito, è un appuntamento fisso quello della festa di Sant'Antonio. Ma questo è il bello di Sant'Antonio, perché vedete, ci riuniamo tutte quante qua prima di partire, si mangia, la sagra nostra è sempre sangue e fagioli, come oggi che è la vigilia, poi si mangia, poi le squadre partono, una squadra più giovane, una squadra, noi siamo più vecchie, facciamo una da squadra, e poi si gira tutto quanto Acque Vive, queste borgate qua, perché loro già aspettano, già sanno che noi arriviamo più o meno a quest'ora. Fino all'una mezzanotte qua a casa mia non viene nessuno a cantare. Da mezzanotte in poi, a fine alle 7 domani mattina, cominciamo a cuocere la salsiccia di nuovo, cominciamo a bere, cominciamo a mangiare e facciamo il giorno domani mattina. Io sono tanto contento, perché vedo, quando vedo tutti questi giovani, pur sì sono vecchio, però mi sento giovane a mezzanotte. Assolutamente, e possiamo vedere proprio nella vostra sala da pranzo la squadra che poi di casa in casa questa sera e durante tutta la notte porterà la canzone benaugurale alle persone di Acque Vive, una canzone che ringrazia il santo e che augura poi lunga vita ai padroni di casa. Sì, e questo mo organizziamo, mo è una partita. Però proviamo prima la botta alla canzone, perché la canzone che facciamo noi è quella più vecchia di tutte quante, e sarà pure la più brutta, però la gente è contenta lo stesso, ci aspetta, noi teniamo franca la benzina che ci accompagna tutti gli anni, perché loro, questi più giovani, si preparano meglio, loro sono più in gamba, ma noi facciamo sempre la vecchia tradizione, la vecchia canzone. Ma voi siete maestri, e Virginia, che sei la moglie di Luigi, alle donne l'arduo compito di preparare la cena. Questa sera cosa hai offerto ai tuoi commensali? Sagno e fagioli e codeghini, come ogni anno. Poi un po' di salsiccia, un po' di scamorzo, un po' di provolone, questa è la tradizione. Per le famiglie di Acque Vive, il Sant'Antonio che cos'è? È tutto, è una festa che è sentita da tutti. Sembra leggere e contente, sempre festa di mamma. Salutiamo pure ai stranieri, sembrami un'altra. Sembra leggere e contente, sempre festa di mamma. Sant'Antonio!
Carmine Colantuono, la vigilia di Sant'Antonio ad Acquevive si trascorre così, cantando, aprendo le case, un chiaro messaggio di ospitalità e di condivisione di quello che è il territorio, di quello che è la cultura locale. Sì, sì, noi veniamo tutti quanti da Roma per aprire le case. A Sant'Antonio è una festa ormai che tutti quanti la conoscono nella zona e con questi bambini che naturalmente la canzoncina la sapevano un pochettino meglio, però mo se la sono un po' scordate da un anno a un altro. Tornare da Roma, venire qui dove appunto le origini ci sono e si sentono, che valore? Beh, per noi è importantissimo perché questa è una cosa tramandata dai nostri genitori, dai nostri nonni. Si era persa qualche anno fa, adesso anche i bambini più piccoli vogliono venire per questa tradizione. Costantino, anche il gruppo di cantori di Civitanova del Sannio qui ad Acquevive nella notte di Sant'Antonio Abate. E voi non solo la musica avete portato, ma anche il folklore e addirittura l'impersonificazione del santo con i simboli dell'iconografia classica. Ormai è una tradizione, ogni anno veniamo qua da Civitanova, ci spostiamo a Acquevive. E stiamo, diciamo, riprendendo le cose dei nostri padri, dei nostri nonni. Ormai questo gruppo sono 40 anni che stiamo venendo a Acquevive, siamo sempre compatti, siamo sempre noi. Sant'Antonio, un santo importante, sentito nella zona. È un santo molto importante, è patrone degli animali e purtroppo noi ci accontentiamo quest'anno di portare il maialino. Qualche anno fa ho portato il vero maialino, però in base all'età, in base a tante cose, stiamo portando il finto maialino, capito? Che rappresenta Sant'Antonio, protettore degli animali. Valeriano e Marianna, la notte di Sant'Antonio Abate ad Acquevive è iniziata. E già i primi gruppi di cantori vi hanno fatto visita. Sì, sì, sono venuti i bambini oggi pomeriggio e adesso stanno arrivando le squadre un po' più grandi e noi aspettiamo con ansia questa serata perché noi lo sentiamo con tutto il cuore questa serata. Come si vive il Sant'Antonio qui ad Acquevive? Il Sant'Antonio per noi è una cosa indescrivibile. Aspettiamo tutte le persone, cerchiamo di dargli un sacco di ospitalità e questo.